Ciao a tutti, qua è Leo Ricche della Tana del Drago e oggi vi ripropongo un tutorial sull'accensione dell'F18 Hornet. Visto che dall'ultima volta che avevo fatto il video sono cambiate alcune cosette. Andiamo nel nostro cockpit. Partiamo dalla plancia a destra. Per prima cosa accendiamo la batteria col tasto destro del mouse. Finché siamo sulla plancia destra, impostiamo il selettore del radar su standby e impostiamo il selettore dell'allineamento su ground. Visto che siamo al suolo, si mette su ground. Se fossimo su porta aerea, si metterebbe su CV. Se potete già impostare i valori delle luci, se vi fa piacere, dei vari pannelli. Dopodiché ci porteremo sulla plancia sinistra. Sulla plancia sinistra andremo ad attivare per prima cosa l'ossigeno on. Come seconda cosa andremo ad attivare la nostra APU. Mentre si avvia l'APU, chiudiamo il canopy, c'è la levetta, se no CTRL C di sinistra. Perfetto, torniamo a sinistra. Abbiamo la luce verde ready e quindi ora accenderemo il motore destro. Andando a guardare il nostro pannello dell'IFEI, guardiamo dove c'è scritto RPM, in modo che la percentuale arrivi intorno al 30%. Ok, andiamo sulla nostra bella manetta e la porteremo in avanti. Porteremo in avanti la nostra manetta di destra in posizione idle, quindi da off ad idle. In questo modo i RPM aumenteranno fino a circa 70%, 60-70%. Beh, 65 va bene. Controlliamo la levetta dei nostri motori, che è tornata in posizione centrale. A questo punto accenderemo il motore sinistro. Guardando sul nostro pannellino dell'IFEI, anche questo raggiungerà più o meno i 30, 25-30. Perfetto. Portiamo la nostra manetta di sinistra in posizione idle, mentre la percentuale del motore raggiunge il 65%, e cominciamo ad accendere i vari display. Sinistro, destro, centrale e HUD. Ok, il motore sinistro è acceso, quindi la posizione del selettore è tornato al centro e tra un po' si dovrebbe spegnere anche la spia della PU, che sarà in posizione ready. Possiamo già accendere le luci. Impostiamo i flap da full a half. Controlliamo che l'antiskid sia su on per quanto riguarda la partenza dalla terra. Mettiamo look bypass su field, perché siamo su terra, in modo da non dover attivare accidentalmente il gancio d'arresto. Poi, perfetto, andiamo sul nostro schermo centrale. L'allineamento in questo caso è già partito da tempo. Possiamo lasciarlo in questa modalità, quindi la chiamo la modalità lunga, nascondo un attimo la mappa, che partirebbe da 99 secondi. Vedete che va giù piano. Se volessimo accelerare il countdown, si preme il tasto 19, STD HDG. In questo modo diventeranno AT e tra qualche secondo, ecco, ha ricominciato un conteggio molto più veloce rispetto al precedente. Questa modalità la si utilizza principalmente quando si deve agire di tipo scramble, quindi quando dovete fare un decollo rapido da motore spento,
il miglior metodo per allineare il nostro aereo è posizionarlo su questa voce, STD-HDG. In questo modo ci metterà molto meno tempo ad allineare l'aereo e saremo pronti il prima possibile. Invece, se la situazione richiede una procedura più standard, diciamo più rilassata, più lenta, allora si usa il metodo classico senza boxare questa voce. In questo modo avremo un allineamento migliore. Nel frattempo che l'aereo finisce di allinearsi, andiamo sullo schermo di destra. Clicchiamo sul tasto 10, stop. Andiamo a cliccare sul tasto FCSMC. Poi, tenendo premuto la Y, Yankee, premeremo una volta sul tasto 5, FCS. In questo modo le scritte cambieranno in test. Controllando fuori, tra poco potremo osservare le nostre superfici, i nostri alettoni, il nostro timone, che inizieranno a muoversi da soli perché l'aereo sta facendo i suoi test. Torniamo un momento sulla plancia a destra, apriamo le prese d'aria dell'aereo, cliccando 4 volte su questa parte di questa manopola, non qua sopra ma qua, col tasto destro, facendogli fare un giro completo. Ok, a questo punto l'allineamento è stato effettuato, vedete 0.5, ok. Andiamo a plancia destra, portiamo il nostro selettore su IFA. Così abbiamo l'aereo allineato. Adesso andiamo sotto il DDI di destra e toglieremo questa banderuola rossa del nostro orizzonte artificiale, semplicemente muovendo la rotellina del mouse, in modo che scompaia la banderuola, e poi metteremo in posizione centrale il nostro orizzonte. A questo punto, dopo che avremo sentito anche i bip bip e FCSA e FCSB da in test sono diventati go, cliccheremo sul tasto numero 8 bit, ok, poi andremo a cliccare su menu, cliccheremo su scusate, cliccheremo su il tasto numero 18 in modo da trovarci nel menu support, cliccheremo su il tasto 15 FCS e ora andremo a togliere le X che si trovano in queste posizioni. Lancia a sinistra, cliccheremo dal pannellino FCS, cliccheremo sul tasto reset una volta e azzereremo i trim cliccando qua sopra. Come possiamo notare, le X che erano in queste posizioni sono scomparse. Manteniamo l'FCS sullo schermo di destra. Sullo schermo di sinistra, io consiglio già di farlo da subito. Apriamo la schermatina SA, poi andiamo un attimo sotto al display frontale e andremo ad accendere il nostro RWR cliccando su questo tasto ALR67 Power. Fategli fare un bit test, ok? L'ECM lo posizioneremo in modalità receive, le contromisure su on o bypass le lancerete in manuale, su on potete configurare i vari programmi per utilizzare in modalità automatico o semi-automatico, o anche manualmente in realtà. Torniamo sulla nostra scherma di sinistra dove abbiamo messo l'SA, clicchiamo su Sensor, attiveremo RWR All, volendo potreste anche attivare Friends cliccando 2 volte. Potreste anche lasciarlo off se non desiderate vedere i vostri amici sulla pagina dell'SA. A questo punto clicchiamo su SA. E tornando al menu principale, andremo a posizionare l'HUD su questo schermo. Perdon, torniamo indietro di una pagina, andiamo su EW, boxiamo la scritta HUD in modo da mostrare sul nostro HUD i vari contatti che appariranno sull'RWR.
Siamo a terra, quindi io direi accendiamo anche il datalink on, DFF on. Ok. Impostiamo il nostro radar altimetro. Facciamo a 400 piedi. Facciamogli il check del test, perfetto. E direi che il nostro aereo è quasi allineato, manca un passaggio che è una delle ultime, diciamo, funzioni, che è quello di fare l'allineamento del nostro designatore sul casco. Quindi torniamo per un attimo nella pagina del bit, andiamo sulla scritta display e andremo a cliccare su HMD, coglione io, bisogna prima accenderlo e poi andremo a cliccare sulla schermata HMD. Sul nostro HD è comparsa scritta in test e poi partirà con la prima figura che è questa qua, quella con il cerchio, con i quadratini e quant'altro. Quando avrà fatto un ciclo completo, quindi quando ritornerà in questa schermata, l'allineamento rapido ha avuto successo. A questo punto clicchiamo su stop. Bene. Bene, direi che l'allineamento dell'aereo è stato fatto, il nostro aereo è acceso e sarà pronto a partire non appena avremo armato, a seconda della missione che dovremo fare, l'aereo. Una volta chiesto il permesso alla torre di poter andare in pista e decollare, e una volta che possiamo muoverci, armeremo il seggiolino. Toglieremo il freno di parcheggio e accenderemo le luci di landing o taxi. A questo punto avremo le luci accese, così gli altri ci possono vedere, quelle di formazione e quelle di navigazione. Ok, a questo punto per l'accensione direi che è tutto. Grazie per guardare i nostri video e lasciate commenti positivi e negativi, costruttivi possibilmente, e ci vedremo al prossimo tutorial. Ciao, ciao a tutti.